Salve a tutti, siamo presso il Centro di Studi di Danza Arabesque in occasione dell'evento Lady Pop Style che consta di 4 appuntamenti. Abbiamo qui con noi la coreografa e insegnante Noemi Verducci della Scuola di Danza di Reggio Calabria Dancing Park. Salve, buonasera, io sono contentissima di essere qui oggi e vorrei ringraziare prima di ogni cosa Francesco che oggi ci ospita e ha dato questa bellissima opportunità a me e ai ragazzi che oggi faranno parte della lezione. Sappiamo di te che hai una lunga esperienza in fatto di danza, infatti hai cominciato a studiare all'età di 5 anni, hai partecipato a diversi concorsi e anche studiato presso delle scuole importanti a Los Angeles. Secondo te quale deve essere la caratteristica o comunque cosa deve fare un ballerino per poter rimanere aggiornato e versatile nel suo campo? Guarda, se parliamo di aggiornamento, ovviamente gli stage sono il pane dei nostri denti. Io ho iniziato a fare stage fin dall'età di 5 anni. Io ho iniziato a fare danza e contemporaneamente, quando potevo, grazie all'appoggio dei miei genitori ovviamente, venivo spedita fuori città per prendere parte di questi stage. Anche perché è importante prendere lo stile di qualsiasi insegnante, ti piaccia o non ti piaccia, per cercare quello che meglio ti si può mettere addosso a te come ballerina in crescita. Perciò io consiglio a tutti, quando vicino a casa, a maggior ragione, ci sta uno stage, un meeting, una convention di danza, e nelle possibilità di prendere parte all'evento. E sappiamo, Noemi, che tu hai lavorato con diverse personalità nel campo della danza importanti. Ci puoi raccontare qualcosa, l'insegnamento che hai tratto, le cose belle, le cose brutte? Guarda, le cose belle sono così tante che non potrei elencartele tutte. Sicuramente ci sono delle esperienze che ti restano nel cuore più di altre. Per esempio la mia esperienza di studio all'estero, a Los Angeles, sicuramente mi è servita tantissimo. E intanto perché mi sono confrontata con ballerini a livello mondiale, in una sala dove ovviamente non era la tua insegnante con la tua stessa lingua a spiegarti le coreografie, ma chi avevi davanti era un coreografo di importanza a livello mondiale. Perciò è stata un'esperienza fortissima che io consiglio di fare a chiunque voglia intraprendere la carriera di ballerino, perché studiare all'estero è veramente un'esperienza forte. E ovviamente ci sono alcuni insegnanti che mi sono rimasti nel cuore. Da piccola erano gli insegnanti, quelli televisivi che ci hanno cresciuto, Steve Lasciante, Mia Molinari, e ovviamente gli insegnanti di Amici, quelli che tutti conosciamo. Poi crescendo ovviamente ho scoperto anche l'amore per questo hip hop. Mi sento particolarmente legata a insegnanti come Lyle Beniga, Sean Evaristo, Kayla Nagami della scuola di Los Angeles, ma anche a Morena Bonnici e Daniele Baldi del panorama internazionale. Perciò io dico che qualsiasi tipo di classe ti può sempre lasciare qualcosa, nel bene o nel male, comunque ti aiuta. Grazie alla tua preparazione come ballerina, quindi dopo tutti questi anni di studio che hai compiuto sia in Italia che all'estero, sei diventata anche maestra, insegnante di una persona che è diventata famosa sugli schermi televisivi nostri, che è Giuseppe Gioffrè, che sta partecipando come ballerino all'edizione 11 di Amici. Cosa vuoi dire a Giuseppe, o comunque cosa vuoi dire in merito a questa esperienza importante? Comunque come insegnante mi posso immaginare la soddisfazione. Sì, guarda, io lavoro tantissimo in scuole di danza, oltre che nella mia, ovviamente in tutto il panorama calabrese. E ovviamente tutti gli allievi sono il tuo orgoglio, perché ti danno soddisfazione anche il semplice passo fatto giusto in sala. Però Giuseppe ha un posto speciale nel mio cuore. Non ha studiato tantissimo, lui alle spalle ha un bagaglio veramente breve, però il suo grande talento e la sua grande determinazione sono riusciti in un solo anno di studio a farlo crescere tantissimo, e infatti ha fatto innamorare il maestro Cannito, Maria De Filippi si vede che diciamo lo apprezza tantissimo, ed è tanto tanto seguito anche dal pubblico a casa, ma non solo dalle ragazzine, anche dalle mamme e le nonne. Noi siamo contentissimi
del suo traguardo. Io spero che per lui la strada sia ancora tanto lunga, anche perché lui sogna tante altre cose, sogna di lavorare per cantanti famosi, di fare tour, non solo la televisione, insomma. Io vi dirò che Giuseppe è cresciuto tanto perché era sempre presente in sala, ma anche perché ha fatto tanti tanti stage. Lui in un anno, dove ha potuto, ha preso il treno, è salito sul treno, ha speso i suoi risparmi, ha investito sullo studio con me ma anche con altri insegnanti, e lo studio ripaga evidentemente, perché lui ce l'ha fatta, è arrivato lì e sta facendo veramente un ottimo lavoro. Quindi in bocca al lupo a tutti quelli che hanno i sogni nel cassetto e speriamo di farcela. Ti ringraziamo Noemi per essere qui con noi quest'oggi, perché per noi di Vibo Marina è importantissimo avere una personalità come te che si sta prestando, presta il suo insegnamento al fine di far crescere tutti i ballerini e chi ha questo sogno nel cassetto qui nella nostra provincia. E davvero ti ringrazio tanto. Io ringrazio te, ringrazio voi, perché in sala crescono gli allievi, ma cresco anche io come insegnante, perché è sempre bello fare esperienze in posti diversi, quindi grazie a voi. Va bene, allora buona serata e buon lavoro. Propongo a chi ci sta ascoltando in questo momento quindi di cogliere la palla al balzo, perché questo evento Lady Pop Style non finisce qui, ci sono altri 3 appuntamenti e scopriremo la prossima volta chi è la prossima insegnante o il prossimo insegnante che potrà donarvi qualcosa di speciale per voi ballerini. Grazie. Come on, ladies, let's get naughty. Tell me now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. 'Cause you know how to give me that, you know how to pull me back when I go running, running, trying to get it.